Serviranno ad eseguire i tamponi per il Covid-19 la tenda ed il gazebo installati in zona Sasso ad Urbino. Le strutture mobili sono state richieste dal Gores. A comunicarlo il sindaco Maurizio Gambini. Sì, questa postazione per il prelievo del tampone per il Covid è stato chiesto dal Gores di installarlo da noi qui a Urbino per tutto l'entroterra. Sono tre posizioni, una a Fano, una a Pesaro e una ad Urbino. Noi l'abbiamo immediatamente montata, ancora non hanno iniziato a utilizzarla, ma serve per fare il tampone veloce. Le persone arrivano con la macchina, dal finestrino gli fanno il tampone, ripartono e le persone verranno chiamate prima quelli in guarigione che hanno bisogno di fare i tamponi 2 volte consecutiva, mi hanno detto che questa è l'indicazione del Gores e poi prossimamente speriamo che iniziano a fare più tamponi, questa è una speranza mia, è un auspicio, però ancora non sappiamo, a noi è stato chiesto di installarlo, l'abbiamo installato in 4 ore e poi un altro senso struttura per gli operatori e i bagni chimici, tutta la struttura per fare il prelievo. Lo stesso sindaco ha inoltre informato sull'ospedale di Urbino, che è stato classificato sia come Covid che no Covid. Gli aggiornamenti sono che è stato dichiarato ospedale misto, quindi Covid e non Covid, con 2 percorsi diversi, ma purtroppo, come ho avuto modo di dire, come ormai è noto a tutti, la gestione finora è stata, diciamo, di un ospedale non Covid con le precauzioni che probabilmente all'inizio erano un po' più blande. Quindi ci sono purtroppo molti medici che stanno in quarantena proprio perché hanno contratto il virus, quindi medici dimezzati e più, quindi una crisi di medici importanti. Noi come sindaci, diciamo, tutto l'entroterra abbiamo chiesto fortemente che si faccia altri punti di primo intervento, di pronto soccorso, riaprendo le strutture che sono state trasformate nell'entroterra in via straordinaria per poter far accedere le persone che hanno patologie diverse da quelle no Covid, perché ormai l'ospedale Giurbino è pressoché solo per Covid, o comunque questo percorso e questi reparti che rimangono per altre patologie sono limitatissime e poi ci sarà bisogno di più spazio probabilmente nei prossimi giorni, quindi questa richiesta l'abbiamo fatta con forza, la stiamo firmando tutti i sindaci, era venuta prima da Sasso Corvaro, da Urbino, da Cagli, ma adesso si è aggiunta anche Urbagna e praticamente speriamo che venga accolta dalla Regione, l'abbiamo lanciato il messaggio anche alla Protezione Civile Nazionale per poter avere medici di supporto, infermieri, perché qui ce n'è bisogno, come nelle altre province dell'Italia a livello nazionale, perché ormai la percentuale rispetto agli abitanti della provincia di Pesaro è al livello della Lombardia o dell'Emilia-Romagna, se non in alcuni casi anche di più. Quindi siamo in piena emergenza purtroppo.